Nasce Sicilia Democratica al comune di Palermo, un gruppo aperto ma che chiede confronto. Diciamo che nelle vene dei consiglieri comunali che oggi si avvicinano e creano il nuovo gruppo di Sicilia Democratica all'interno dell'aula del Consiglio Comunale di Palermo. E noi, come abbiamo detto e ripeto, siamo aperti molto a confronto. Ho detto anche che tutti quegli atti che saranno condivisi da Sicilia Democratica saranno supportati, appoggiati e votati, ma qualsiasi iniziativa eventualmente sporadica che ci dovrebbe passare al di sopra della testa, non a noi, ma ai cittadini palermitani, ci opporremo con forza. Vediamo di trovare dei risultati anche in aula, ma non li voteremo. Un gruppo nuovo del quale fa parte anche il vicepresidente del Consiglio Comunale. Eh sì, è un gruppo nuovo al quale io ho aderito essenzialmente perché i componenti cominciare dal vertice sono persone conosciute, molto serie, che hanno dimostrato veramente di voler bene a questa terra purtroppo martoriata, e ho condiviso e condivido e condivideremo molti progetti assieme, e questo mi ha spinto ad aderire con molto piacere. Vorrei continuare a dare in maniera ancora più forte il mio contributo per questa città, visto che io opero in Consiglio Comunale qua a Palermo. Abbiamo sposato questo nuovo progetto per cercare di avere più forza, essere presenti come lo siamo sempre stati con il consigliere alla Corte e oggi anche col consigliere Finazzo. Vogliamo essere anche un punto di riferimento per la città e dare il nostro contributo, il contributo attivo. Un gruppo che sarà anche un punto di contatto fra l'attività regionale e quella politica comunale? Sì, senz'altro. Devo dire grazie a questi consiglieri comunali, ai consiglieri circoscrizionali e a un solo presidente che si è accostato a noi, è venuto a sposato in pieno il nostro progetto, il dottore Tomaselli, presidente della seconda circoscrizione. Insieme abbiamo condiviso finalmente per dare una mano al governo della città, per cercare di essere da pungolo e per cercare di presentare finalmente un obiettivo che è principale, che ci chiedono i tanti cittadini di questa benedetta città, dove vedono una periferia abbandonata, dove noi cerchiamo in tutti i modi di collaborare con il governo della città, a iniziare dalle opere pubbliche, affinché questo possa svanire questo sentimento. Nel prossimo mese di gennaio, dove si svolgeranno i congressi provinciali nelle varie città, e da là partirà il programma di Sicilia Democratica.